È l'ultimo bilancio di previsione dell'amministrazione guidata da Marco Pasquale Sabbioneta di questa amministrazione, perché poi le elezioni del prossimo anno decreteranno chi sarà a guidare il comune della splendida realtà gonzaghesca. All'orizzonte comunque gravano nuvole pesanti, se la situazione non cambierà si prevedono mesi duri per far quadrare i conti. Non è mai stato semplice, sarà ancora più complesso. Non si nasconde il primo cittadino di Sabbioneta, per questo la riflessione sul bilancio di previsione appare come una sorta di bilancio di questi anni esaltanti, ma anche difficili. Un bilancio che fa i conti con le difficoltà che gli enti locali stanno incontrando dopo le numerose modifiche normative che impegnano gli enti pubblici di piccolo taglio come i comuni, i piccoli comuni, davvero a manovre impossibili per far quadrare tutto al meglio senza tagliare servizi e senza aumentare a dismisura il costo dei servizi e la tassazione locale. Non mancano però, anzi, sono in maggioranza le buone notizie con orizzonte presente e soprattutto futuro. Un bilancio di previsione, l'ultimo per questa amministrazione, che riversa sul 2024, ma in realtà anche sugli anni a venire, tutti gli investimenti legati agli importanti finanziamenti ricevuti dal PNRR che ci stanno consentendo di iniziare percorsi legati alla costruzione di un albergo diffuso, legati al trasferimento di sede universitarie in Sabbioneta, legate alla costruzione di un archivio della memoria e a tantissime altre iniziative che grazie al PNRR, grazie appunto a queste risorse ricevute, ci consentiranno di avere una programmazione di ampio respiro nei prossimi anni per chiunque amministrerà la città, vista l'imminente scadenza amministrativa.